Unser Festival ist ein Projekt sozusagen, eine gute und ich hoffe eine positive Idee, damit die zwei Konservatorien von Trento und Bolzano sich gegeneinander kämpfen, aber zusammenarbeiten und zusammenlernen. La prima regola intelligente sarebbe che se uno va a Salisburgo non deve fare Mozarteum, se va a Monaco di Baviera non deve fare Strauss, alla musica Schuller-Gachstein, e se uno viene a Dobbiaco non dovrebbe fare Mahler. Purtroppo noi non abbiamo avuto queste intelligenze, mi scuso se magari il pubblico avrà sentito già 150 prime sinfonie di Mahler negli ultimi anni. Però a noi sembrava questa una sfida ideale, perché crediamo che naturalmente suonare in un luogo che è, come dire, così deputato e iniziato a questo tipo di musica fosse per i nostri ragazzi una buona idea, un grande sprono per vedere come reagire al pubblico e soprattutto per avere l'occasione di essere qui in questo bellissimo luogo. E quindi qui ringrazio anche le autorità presenti che sono venute e ci fa molto piacere. Für uns ist sehr wichtig, nicht nur heute Mahler spielen zu dürfen. Die erste Symphonie von Mahler ist für mich ein Denkmal, ein Monument für die europäische Musikgeschichte. Sie brauchen nicht Giacomo Fornari, der das erklärt, aber es ist wirklich eine ganz schöne Symphonie, eine ganz wichtige Symphonie für die Musikgeschichte und unsere Studentinnen und Studenten können damit auch viel lernen. Das ist auch eine wichtige Sache. E questo ci spiega il progetto. Naturalmente le orchestre di Conservatorio di Trento e Bolzano funzionano autonomamente abbastanza bene, ma la nostra idea era quella di unire proprio per affrontare il grandissimo repertorio che difficilmente due conservatori non eccessivamente grandi possono affrontare. Quindi naturalmente una prima di Mahler era per noi un invito sicuramente molto goloso proprio per sperimentare anche la grande orchestra e il grande organico che altrimenti noi da soli non potremmo fare. Dicevo che Dobbiaco per noi rappresenta un sogno, und ich danke Professor Robert Sturm. Ich habe auch etwas statistisch gemerkt. Das Konservatorium von Bolzano hatte 10 Direktoren und das sind zusammen 20% von allen diesen Direktoren. Aber Scherz beiseite. Ringrazio tantissimo il professor Stupner per questa opportunità, ma soprattutto quello che a me piacerebbe. E come sapete tutti gli uomini hanno un sogno, tutte le persone hanno un sogno e il mio sogno, Robert, ma non voglio impegnarti troppo, sarebbe che Dobbiaco diventasse per noi una seconda residenza, magari estiva, dove i ragazzi possono studiare, possono approfondire come avete già fatto con la giovanile italiana e con tante esperienze. Per cui noi siamo qui oggi a presentarci e portare il nostro biglietto da visita, sperando che l'orchestra filarmonica dei conservatori di Trento e Bolzano possa in futuro operare qui, non soltanto venendo 1 o 2 giorni prendendosi la pioggia come oggi, ma non è proposta, chiaramente, ma invece appunto usare, tra virgolette, questo luogo meraviglioso, questa sala fantastica e questo pubblico così qualificato proprio come banco di prova per imparare, per studiare e per fare esperienze insieme. Grazie per questo desiderio. Die Mächtigen unseres Vereins, Herrn Präsident Gartner und Vizepräsidenten Fuchs, vorzustellen und natürlich beehren uns mit ihrer Anwesenheit. Herr Bürgermeister Opfer ist auch in der ersten Reihe und der Vertreter des Landes. Ich meine, was brauchen wir mehr Autorität? Und die haben den Wunsch, glaube ich, schon gehört und registrieren auch. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend.